Tragico bilancio del terremoto nel sud, Campania e Basilicata, le regioni più colpite. Giornata di lutto in tutto il paese. Sono 821, secondo fonti dei carabinieri, i morti finora estratti dalle macerie. I feriti sono alcune migliaia. In moto la macchina dei soccorsi, tra gravi difficoltà anche per interruzioni stradali che hanno isolato alcuni centri terremotati. Il Presidente della Repubblica Pertini con Forlani sui luoghi del disastro. L'area colpita dal sisma, 26.000 km quadrati con 7 milioni di abitanti. Si stanno vivendo le ore angosciose che seguono immediatamente una catastrofe, perché di catastrofe si tratta. La luce del giorno, il trascorrere del tempo hanno permesso di definire la rovinosa entità del terremoto di ieri sera. Le cifre ufficiali parlano di 821 morti, ma il numero dei dispersi nei tanti comuni, tra piccoli e grandi, dove il terremoto ha seminato la morte, è ancora alto e certamente il doloroso bilancio delle vittime salirà. Ecco l'agghiacciante spettacolo che offre dall'alto la zona terremotata. Sono riprese eseguite da bordo di un elicottero dei carabinieri. Laggiù, tra le rovine, lo struggente dramma umano di centinaia e centinaia di famiglie, sconvolte in un istante negli affetti più cari, brutalmente private delle loro cose. Il terremoto, sopravvenuto ad un'ora e in un giorno in cui già tanti si trovavano in casa, ha avuto conseguenze su una superficie di oltre 26.000 km quadrati, abitata da più di 7 milioni di persone. Ma gli effetti più rovinosi, con la perdita di tante vite umane, si sono avuti nelle province di Napoli, di Avellino, di Salerno e di Potenza. Gli effetti di questo terremoto, che ha avuto il suo epicentro qui, dove è indicato da questo tondino giallo. Ci vorrà tempo per definire nella reale dimensione che cosa è costato questo terremoto a questa vasta zona interessante, una zona povera che è patria di tanti emigranti. Con un elicottero dalla base di Ponte Cagnano noi continuiamo a farvi vedere quelle immagini che abbiamo potuto riprendere. La base di Ponte Cagnano è quella dove si stanno concentrando in questo momento tutti gli aiuti che devono essere portati alle popolazioni a mezzo di aereo. È un mezzo più diretto, più semplice ed è quello che permette anche di salvare più di una vita umana. Ecco, questa è la periferia di Avellino, verso Atripalda, sono le case di via Generale Cascino. Ad Avellino, nel centro urbano, i morti sono stati 20. Molti i crolli, molta la paura, è venuta meno la corrente elettrica stanotte e con la nebbia era impossibile prestare soccorso, salvo che con l'ardita opera, scusateci questa enfasi, di molti volenterosi, dei vigili del fuoco e di chi è riuscito a raggiungere prima, carabinieri, polizia. Dopo Avellino, eccoci a Lioni, in Alta Irpinia. 250 corpi estratti dalle macerie finora. Il terremoto ha particolarmente colpito questo centro verso il Vulture, abbattendone molte case. 100 km ad est di Napoli, nono grado della scala Mercalli. Queste sono le indicazioni fredde degli scienziati o degli apparecchi controllati dagli scienziati. Questa zona era vicinissima al centro, all'epicentro del sismo, che sarebbe 30-40 km a nord di Castelgrande. Ma a Sant'Angelo è crollato comunque il 70-80% delle costruzioni. L'ospedale, un istituto religioso, dove erano ricoverate 30 bambine. 25 hanno perso la vita, 5 per fortuna hanno potuto scampare a questo disastro. Ecco Lioni da terra. Le case sono crollate, non è stato risparmiato nulla, né le vecchie case, le vecchie abitazioni, né le case in cemento. Il sismo era di una violenza tale che era difficile per qualunque tipo di costruzione resistervi. Ecco, qui c'è una signora, purtroppo imprigionata con una sua nuora a Lioni, sarà salvata poi di
qui a qualche momento. Sant'Angelo dei Lombardi, questo è l'ingresso al paese. Crollato un edificio di 3 piani, era nuovo. Per fortuna pochissime le vittime qui, molte famiglie si trovavano fuori a lavorare in campagna, molte altre persone si trovavano fuori perché erano le 8:20, le 7:35 di sera, una sera durante la quale si commentano i fatti al bar. E qui uno dei posti di soccorso dove con inalatori di ossigeno, con trasfusioni, si prestavano appunto i primi aiuti a coloro che con l'opera dei carabinieri, della polizia e dei vigili del fuoco venivano estratti dalle macerie. Una giovane donna, una signora più anziana che era rimasta nelle macerie proprio dietro il luogo dove aveva trovato poi riparo. Ma Sant'Angelo dei Lombardi, queste immagini mostrano anche la durezza con la quale il sisma ha colpito questo centro. Sono crollate la caserma dei carabinieri, della finanza, del commissariato, come a Torella, dove la famiglia del brigadiere dei carabinieri è ancora sotto le macerie, come a Volturara, a San Manco, a Montoro. A San Manco le vittime sono 200. Insieme a momenti di panico, di disperazione, anche momenti di speranza. Qui un'altra donna strappata alle macerie, viva. E siamo a Nocera questa volta, anche qui un momento di speranza. Nel Salernitano purtroppo le vittime sono 80, sono una ottantina, moltissimi i feriti, ma questa bambina torna alla luce ed è già tornato alla luce il padre. Sono questi forse i momenti durante i quali si riscatta anche l'ansia di chi cerca di portare aiuto dopo un disastro al quale certamente non si poteva porre riparo. Imprevedibile, come imprevedibili sono sempre stati i disastri che hanno colpito queste zone, ma sono zone abitate da millenni, dalle quali è difficile estirpare abitudini, tradizioni e quindi anche le popolazioni. Si è modificato il modo di costruire, ma non si può modificare fino al punto da resistere a un sismo così violento come quello di ieri sera, del 9° grado della scala Mercalli. Ecco i soccorsi che arrivano, abbiamo potuto filmare questa scena nella nebbia stamattina all'alba, i soccorsi che andavano proprio a Sant'Angelo dei Lombardi. E a Napoli, ecco, 27 salme sono state estratte da un edificio di 9 piani crollato in via Stadera a Poggio Reale. In questo edificio abitavano 20 famiglie, all'ultimo piano era in corso una festicciola per un battesimo. La crudeltà della tragedia, del fato, del destino, tutto concorre a far fare commenti anche banali a quella che purtroppo non si rivela peraltro che è una tragedia, ma alla quale la gente sta rispondendo anche, così come rispondono i mezzi di soccorso. C'è un diverso atteggiamento già oggi in chi deve sopportare o affrontare le conseguenze di questo disastro. Un bimbo di 10 anni è stato estratto, è stato salvato, è stato estratto vivo dalle macerie. Forse potrà salvarsi. Invece l'arcivescovo di Frosinone, Monsignor Michele Federici, di 70 anni, è morto a Castelgrande, tra le macerie. Castelgrande è un altro paese della provincia di Potenza, vicino Pesco Pagano, ed è morto tra le macerie di un'abitazione che gli intendeva adibire ad ospizio per gli anziani della sua diocesi. La notizia è stata confermata nel pomeriggio. E diciamo che è stata la luce del giorno che ci ha confermato, ci ha dato stamane la vera dimensione del dramma. Ormai si sa con certezza dove il terremoto ha colpito di più e dove il terremoto ha ucciso di più: a Balvano, a Pesco Pagano, a Potenza. Vedremo adesso delle immagini del capoluogo di regione, il cui centro storico è stato letteralmente sventrato, edifici crollati, ale di vecchi edifici irriconoscibili. Ecco, questa è Potenza, questo è il palazzo al Parco Montereale, nel quale hanno trovato la morte 3 persone. E tutta la gente, ancora oggi, è rimasta fuori dalle case. L'80% delle case di Potenza presentano crepe gravissime. E queste sono le immagini che offre adesso appunto questo capoluogo di regione in molte zone della città.
A Balvano, a pochi chilometri dall'epicentro del violento terremoto di ieri sera, si tentano i primi bilanci. I corpi sinora recuperati sono 75. Secondo i soccorritori, questo numero è purtroppo destinato a salire. Tra le macerie si teme che ci siano altre vittime. Il sisma ha sorpreso più di 200 persone nella chiesa del piccolo paese. L'intera facciata è crollata sui fedeli che in preda al panico tentavano di uscire. È stata andata la chiesa. Andata la chiesa. E crollata la chiesa e caduta sotto. Io pure che era, io mi ero già sotto, ho già fatto tempo a sermene che avuto. E lui vuol dire che se l'hanno trovata giù la porta alla chiesa. Mamma. Distrutte anche gran parte delle abitazioni. Balvano, hanno esclamato alcuni sopravvissuti, non esiste più. Aiutateci a ricostruirlo. La stessa tragica situazione a Pesco Pagano. Un'altra notte quindi all'aperto per i superstiti. Interi paesi si sono svuotati. Anche Potenza stasera è completamente deserta. Dopo Balvano e Pesco Pagano, notizie poco confortanti giungono man mano anche da altri piccoli centri. Qui siamo a Muro Lucano, a circa 50 km da Potenza. Le vittime accertate sono 8, ma interi nuclei familiari mancano all'appello. I vigili del fuoco e gli altri soccorritori non possono usare gru e pale meccaniche. I vicoli sono troppo stretti e poi, aggiungono i soccorritori, se qui si toglie un mattone viene giù tutto il paese. E proprio in una casa di questi vicoli sono rimasti sepolti due fratellini di 20 mesi. Ieri sera, dopo la prima scossa, alle 19.34, la mamma e un'anziana parente hanno tentato di raggiungerli, ma non hanno fatto in tempo. La casa è crollata. L'unico a non perdere la speranza è il nonno. Spera ancora in un miracolo. Il papà dei due bambini ha appreso la notizia in Germania, dove è emigrato. Io mi ricordo nel 1931, eravamo 1930, io ero bambino, insomma, e c'era mia sorella che abitava al piano dove abito io, che adesso il terremoto me l'ha distrutto anche, mi fa stare in mezzo alla strada, c'avevo due negozi, me l'ha distrutto anche quello. E allora ci fu, sì, ondulatorio. Smorzò immediatamente la luce e noi, tutta la popolazione, ci venimmo qui. Quanti morti ci furono allora? Allora no, morti non eravamo. I morti furono a Lacedonia, a Aquilonia. Questa è la prima volta che è stata terribile, terribile, terribile. La casa tutta in terra, televisione, radio, tutto a terra, tutto, tutto. Mio figlio Fedele, siamo tutti bene, ad Pesco Pagano, la famiglia Frigio, a Fedele Frigio, a Firenze. Il telefono, il suo telefono di recapito, 2-2-2-1-8-3, siamo tutti vivi. Scusate, ma fino al Brennero, c'è un figlio che è in Vinanza, proprio al Brennero, vogliamo dire che stiamo tutti bene, un altro a Roma, alla Cicchignola, al Terra Giovanni, e il mio figlio finanziere al Terra Giuseppe. Noi stiamo tutti bene. Allora, per la signora Prisco, in Potenza, e per la signorina Naborre, in Napoli, abitante in via Roma, comunichiamo che il resto della famiglia è salva, siamo bene, e facessero sapere la notizia. Grazie. Sono Elisa Ranio, da Pesco Pagano, c'è mia figlia a Roma, mestre, i miei cognati, tutti i parenti a Padova, mia sorella, stiamo bene, però non sappiamo niente della casa e niente di niente. È stata viva l'emozione in tutto il paese quando si è delineata nella sua gravità la dimensione di questa catastrofe e vivo naturalmente anche il senso di fraterna solidarietà provato con le popolazioni sinistrate. Se ne è fatto interprete laggiù il capo dello Stato, Pertini, che è andato nelle zone terremotate accompagnato dal Presidente del Consiglio Forlani. Dobbiamo avere il servizio sulla visita di Perlini, di Pertini in Basilicata e in Campania. Vedo che tardano ad arrivare le immagini. Ecco le immagini del viaggio del Presidente della Repubblica
che con Forlani e col ministro Colombo appunto ha compiuto una visita nelle zone terremotate. A bordo di un elicottero Pertini ha sorvolato l'Irpinia e la Lucania, visitando i centri più colpiti dal sisma e cercando di portare conforto ai feriti e ai superstiti. Un lungo viaggio, un viaggio nel dolore, nella tensione, nella paura, gente scossa, attonita, è uno spettacolo spesso agghiacciante. Qua siamo a Balvano, un centro di poche centinaia di abitanti, quasi tutte le case sono state sventrate, è stata distrutta anche la chiesa dove al momento del terremoto c'erano 25 bambini. Sono tutti morti e con loro altre 30 persone. Ma il bilancio, anche qui purtroppo, non è ancora aggiornato, si continua a scavare, a cercare i corpi delle vittime. I superstiti si sono raggruppati in un piccolo campo al centro del paese. Con loro sono i soldati, i carabinieri, le infermiere che hanno portato i primi soccorsi. Altri soccorsi stanno affluendo da tutta Italia. Pertini ha parlato con loro e si è informato sulla situazione. Qua sicuramente dovrebbero esserci. Portando al cimitero dopo averlo identificato. Poi ha visitato le tombe, si è fermato davanti alle tombe, dicevo, e davanti alle salme delle vittime. Come vi dicevo, purtroppo tra queste salme ve ne sono 25 di bambini. Pertini ha compiuto un rapido giro in questo paese, o meglio in quel che resta di questo paese, ed è entrato in una casa pregando i giornalisti di non seguirlo. È rimasto a parlare per qualche minuto con una donna che ha perso due figli e il marito. Poi un altro giro per le vie di Balvano e il Presidente della Repubblica ha proseguito il suo viaggio. Ecco, vediamo un altro centro colpito dal terremoto, è San Michele di Serino. Pertini, dicevo, ha compiuto un viaggio nel dolore, nella tensione, nella paura di tante città, ma anche nella solidarietà, nell'aiuto reciproco e spontaneo. Ha potuto constatare anche la composta reazione delle popolazioni colpite dal terremoto e l'impegno dei soccorritori che continuano a giungere numerosi nelle zone terremotate. Qua lo vediamo a Napoli, Pertini col sindaco Valenzi, di fronte alle macerie del palazzo di Via Stadera, un palazzo di 9 piani che si è sbriciolato ieri sera. Pertini aveva cominciato il suo viaggio a Potenza, sempre accompagnato dal Presidente del Consiglio Forlani. Ecco, siamo qui alla sala operativa del Viminale, abbiamo con noi il Ministro dell'Interno Rognoni. Ho dato questo pomeriggio alla Camera le prime comunicazioni sugli effetti devastanti del terremoto e sulle iniziative di soccorso già intraprese. Siamo in piena emergenza. Certo, la misura della tragedia che si è abbattuta sull'Irpinia in provincia di Avellino, di Potenza, di Napoli, di Salerno e altrove, cresce di ora in ora. Questa mattina il Presidente Forlani ha nominato un commissario del governo per le zone terremotate. È stato nominato l'onorevole Zamberletti, che già aveva acquisito tante vaste esperienze nel Friuli. Ho detto che siamo in piena emergenza, non siamo ancora in grado di stabilire il numero esatto delle vittime, perché le operazioni di rimozione delle macerie è ancora in corso e continuerà certamente per non poco tempo ancora. Le operazioni vedono impegnati nelle province colpite circa 3.000 vigili del fuoco, nei prossimi giorni diventeranno 4.000, oltre 4.000 militari dell'esercito, 1.000 tra carabinieri e agenti di polizia, unità della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato. Vi avevamo dovuto purtroppo anticipare che il numero dei morti era destinato a salire e sulla base di una notizia che abbiamo ricevuto qualche istante fa sono adesso 1.012 le vittime del terremoto.
Adesso un quadro della situazione dei collegamenti e dei servizi pubblici nelle zone colpite. Sono interrotte, vi parliamo di ferrovie, le linee Benevento-Foggia, Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, Lago Negro-Sicignano e Potenza-Battipaglia. Si stanno esaminando i risultati delle ricognizioni già compiute e altre se ne stanno compiendo. Riattivata all'alba la circolazione sui tratti Roma-Napoli e Napoli-Battipaglia, che era stata sospesa ieri sera a titolo di precauzione. I ritardi sono però molto forti, dell'ordine di 12-13 ore. Treni che dal sud dovevano arrivare questa mattina a Roma e a Milano sono ancora lungo il percorso. Su alcuni tratti si viaggia alla velocità di 50 km orari. I collegamenti tra la Puglia e la capitale avvengono via Foggia-Pescara-Sulmona. Chi abita e lavora al nord e ha parenti al sud, preoccupato per la sorte dei propri familiari e data la difficoltà dei collegamenti ferroviari con le zone più colpite, si serve e si è servito dell'autostrada. Dal primo pomeriggio l'Automobile Club e la Polizia Stradale segnalano un forte traffico su due direttrici da nord verso sud, una parte da Torino verso Roma, l'altra parte da Milano e, riversandosi verso Bari, attraversa Bologna e Ancona. La Polizia della Strada ritiene possibili intasamenti agli svincoli di Teano e Caserta e, sull'Adriatica, agli svincoli di San Severo, Foggia e Cerignola. Sul tratto Roma-Caserta della A2, percorsa da un traffico record, si è anche levata la nebbia. La Polizia Stradale raccomanda la massima prudenza perché non si aggiunga tragedia a tragedia. E veniamo ai telefoni. I collegamenti verso le zone colpite sono praticamente impossibili. La SIP, tuttavia, ha ripristinato in alcuni punti il traffico telefonico in uscita. Così a Sant'Angelo dei Lombardi, dove sono confluiti i pullman attrezzati capaci di servire 10.000 abbonati, a Vallata e Bisaccia. I tecnici adesso stanno lavorando a Teora, Paternopoli e Montella. A Laviano di Battipaglia la centrale è fuori servizio. A Balvano la centrale è rimasta in piedi. Posti telefonici pubblici sono stati approntati, oltre che a Balvano, Muro Lucano, anche a Pescopagano. La SIP sta inviando in queste zone gruppi elettrogeni per ricaricare le batterie delle postazioni provvisorie. La SIP sempre prega gli utenti di telefonare da queste postazioni soltanto in caso di estrema urgenza e necessità. Elettricità. Le province più colpite sono quelle di Avellino, Salerno e Potenza. 85 erano questa mattina i comuni privi di illuminazione. Questa sera è stata riportata l'elettricità in 12 comuni. I comuni privi di elettricità sono 56 in provincia di Avellino, 16 in provincia di Salerno e 1 vicino a Potenza. L'Enel appronterà entro domani mattina altri 4 allacciamenti. Molte linee a media tensione, sia pure non danneggiate, sono fuori servizio per motivi di sicurezza. Queste due luci che ci illuminano qui a San Mango sul Calore sono le uniche luci che siano in funzione in questo momento nel paese. Il paese è stato colpito così duramente dal terremoto, circa 100 sono le vittime che sono rimaste sotto. Ma dicevo, questo è l'unico grave inconveniente, se mi consentite l'espressione, che in questo momento si verifica in paese, perché il buio ha costretto gli uomini che stavano scavando alla ricerca delle vittime, in particolare erano 5 vigili del fuoco, una decina di ingegneri, ha costretto questi uomini a interrompere il loro lavoro. Eppure, quello che è tristissimo dover dire, sotto le macerie si sentivano ancora dei lamenti. Ma la notte è molto fredda, qui siamo a circa 450 metri d'altezza e fa molto umido e non si sa cosa essi potranno trovare ancora domani. Questo lupo è fermo davanti alla casa dove abitava con i suoi padroni. I padroni però non ci sono più, sono rimasti sotto le macerie. Il lupo è lì e aspetta. Siamo a San Mango sul Calore, un paese circa a 80 km da Napoli, appollaiato in cima a una collina a una quota di circa 400-450 metri. Del paese, almeno nella sua parte più alta, non c'è più niente. Quante persone abitavano qui a San Mango? Qui, al centro, in questa zona qua, potevano abitare 1200-1300 persone, in tutta quanta questa zona, in queste tre strade principali. Mi dicevano però che questo è un paese di emigranti, molto spesso. Molto. L'emigrazione qua è un fatto secolare. Sono partiti fin dal 1898, data la sua natura, del terreno poco fertile. Però sono rimasti sempre legati a questo paese. Qui tornavano ogni agosto, noi facevamo la festa del padrone, venivano dall'America, dal Canada, dall'Inghilterra. Di questi 1820 abitanti,
la maggior parte sono vecchi e i pochi giovani che abitavano in queste zone, per lo più studenti, sono quelli che sono morti. Infatti, quante sono le vittime fino adesso? Quelle che abbiamo accertato, che abbiamo recuperato, che sappiamo sicuro che sono morti, sono 74-75. Sentiamo la donna lamentarsi, ha freddo, ma si salverà certamente. Tra poco, mi hanno detto i vigili del fuoco che hanno provveduto allo scavo insieme a una ventina di soldati, sono le uniche forze che lavorino nel paese, tra poco leveranno dalle macerie anche lui. km², 7 milioni di abitanti, 7 province, Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Potenza, Bari e Matera, questa è la parte dell'Italia meridionale colpita dal terremoto. I danni più gravi e il maggior numero di vittime nella zona di Napoli, di Salerno, Avellino, Potenza. 97 i centri tra piccoli e grandi che sono stati in qualche misura colpiti dal terremoto, da quelli che hanno subito solo pochi danni fino a quelli che hanno avuto vaste distruzioni con vittime. Finora sono stati estratti dalle macerie 1012 corpi. Ciò che più colpisce di questo terremoto è la vastità dell'area interessata e la potenza sprigionata dalla scossa delle 19.35 di ieri, tra il nono e il decimo grado della scala Mercalli, più forte di quella che colpì il Friuli e il Belice. Solo Messina nel 1906 e Avezzano nel 1915 furono colpite da scosse di questa intensità. Solo a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, nel pomeriggio erano già stati estratti i corpi di 300 vittime. In tutta la zona colpita un senso di desolazione, di distruzione, di morte, di dolore. Gli abitanti delle zone colpite stanno vivendo la tragica realtà che sempre segue il terremoto. Famiglie smembrate, la famosa ricerca dei familiari, il dramma dei senza tetto. Sant'Angelo dei Lombardi e Lioni, qui vedete Lioni, sempre in provincia di Avellino, sono andati distrutti all'80%. Nei due comuni vivono complessivamente 12.000 persone. Si teme che solo qui le vittime siano centinaia. In un altro centro della provincia di Salerno, a Baronissi, i soccorritori sono riusciti a salvare 3 bambini. Mentre cercavano nelle macerie di un palazzo, hanno sentito le voci di questi bambini che chiedevano da mangiare e da bere. I vigili volontari sono riusciti ad estrarli vivi. I genitori invece sono stati ritrovati morti. Anche loro avevano chiesto aiuto, ma non si è riusciti ad arrivare in tempo. La mancanza di mezzi adeguati e l'enorme quantità di macerie da sgomberare sono i principali ostacoli nella famosa lotta contro il tempo e contro la morte. A Napoli, vedete le immagini, nel popoloso quartiere di Poggio Reale, ne parlava prima il collega Nicco, è crollato in pochi istanti un intero palazzo di 9 piani, 35 metri di altezza. All'ottavo piano si festeggiava un battesimo. 29 i corpi finora estratti. Pochi istanti e la morte ha colpito centinaia, forse migliaia di uomini, donne e bambini nelle case, nelle chiese, nelle strade, in una terra già tormentata da tanti problemi economici, sociali, umani. A Balvano, vedete le immagini, vicino Potenza, il maggior numero delle vittime, soprattutto donne e bambini, sono morti nel crollo della chiesa dove si stava celebrando la messa. Balvano e Pescopagano, assieme con il comune di Muro Lucano, sono i centri più colpiti dal terremoto attorno a Potenza. Interi quartieri del centro storico completamente distrutti, ma la maggior parte delle case sono lesionate. L'intera popolazione ha passato la notte all'aperto, nelle macchine, al fuoco dei falò, con i corpi dei familiari sepolti sotto le macerie. Sono città fantasma con gli abitanti accampati nelle zone periferiche, ancora inebetiti dalla tragedia. Case sventrate, ne avete viste tante di queste immagini, che rivelano impietosamente realtà familiari di gente semplice. I servizi, autostrade, strade, rete ferroviaria, telefoni, luce, acqua, hanno retto abbastanza bene al terremoto, tranne che nei centri particolarmente colpiti. Nelle ultime ore le strade sono intasate anche per l'arrivo di migranti dal nord, che non potendo avere notizie per telefono dei loro familiari, sono partiti in macchina. Telefonate a migliaia anche dall'estero, stanno anche arrivando autocolonne da varie parti d'Italia con generi alimentari, medicinali, coperte, materassi, mentre anche la solidarietà internazionale sta facendo a gara per raccogliere fondi per i terremotati. Dopo la scossa catastrofica di ieri, sono seguite decine di scosse di assestamento, ma molto forti, attorno al quinto o sesto grado della scala Mercalli, che hanno fatto crollare mura pericolanti. Ora la situazione tende ad assestarsi. Colpite ma in misura inferiore le province di Caserta, Benevento e Matera. I danni comunque in tutta la zona sono incalcolabili, sia per le lesioni alla maggior parte delle abitazioni che per quelle alle industrie, come i due stabilimenti Fiat della Comind Sud di Napoli e quello di Grotta Minarda in Val Ufita. È stato affidato dal Ministero dell'Interno al viceprefetto dottor Adriano Tomasini, che risponde al telefono diretto.
Scusate se mi fermo prima di darvi questi numeri telefonici, ma su queste immagini è difficile darle. Comunque anche questi numeri telefonici, soprattutto ora, sono importanti. Sono il 4751787 oppure tramite il centralino 4667 al telefono interno 253. La raccolta e il coordinamento delle offerte di aiuti in natura da parte di regioni, province, comuni e privati è svolta dal dirigente superiore dottor Lucio Sergio Rosati con il telefono diretto 461-291 e l'interno 279. La raccolta di notizie relative a vittime e feriti è fatta dal viceprefetto dottor Federico De Marinis con i seguenti telefoni diretti 465339, 465386, 464043, 461379 e 461419. Al Viminale le prefetture continuano a fornire dati di aggiornamento sul numero dei feriti e sulle vittime estratte dalla macerie. Da Napoli a Potenza si scava ininterrottamente da ieri sera con le ruspe, le pale, le mani, mentre per la seconda notte milioni di persone si preparano a dormire all'aperto con la dolorosa certezza di non poter più riavere i loro cari. E su questa dolorosissima, tragica vicenda torneremo ad informarvi e ad aggiornarvi a partire dalla nostra prossima edizione. Buonasera.